Credo che non ci sia nessuna parte d'Italia o d'Europa dove un progetto di finanza ha una procedura a tempo illimitato. Questo è l'ultimo risultato di una determina che è stata fatta dal direttore generale, peraltro avendo 4 mesi fa avuto le dimissioni da parte dell'esperto economico finanziario che ha detto che ha qualcos'altro da fare. Ma contemporaneamente si procede a un depauperamento della sanità teatina, perché? Perché nello stesso tempo con l'atto aziendale sono state tolte a Chieti, sono state tolte ben 5 unità complesse, si va ad incidere negativamente sul pronto soccorso di Chieti, che è un gioiello. Invece noi andiamo a creare un'altra unità per dare un contentino e quindi depotenziare il pronto soccorso, e contemporaneamente sui vari territori della provincia di Chieti non si continua per esempio a parlare del nuovo ospedale di Lanciano, il nuovo ospedale di Vasto, eccetera. Insomma, credo che su questo la città, la provincia debba riflettere, e soprattutto ci debba essere un intervento. Ecco perché ho chiesto all'onorevole Di Stefano di presentare una interrogazione al ministro Lorenzin e una esposto all'ANAC per far rilevare quello che sta accadendo. Io credo che questo sia un cosiddetto project financing davvero originale. Vorrei che fosse chiarito dal ministero e dall'ANAC se queste procedure sono corrette. A mio avviso, al lume di naso, ma con un po' di buon ragionamento e di buon senso, ritengo che non si possono fare queste cose. Non si può finire un project a tempi illimitati. La sanità non può attendere. Allora, siccome su questo project abbiamo visto di tutto e di più, io ritengo che bisogna mettere una volta per tutte la parola fine. Non lo vuole la città, non lo vuole la sanità abruzzese, non lo vuole la sanità di Chieti. Occorre invece intervenire subito per fare quegli interventi che necessita questa struttura ospedaliera teatina, che si possono fare, per cui ci sono le risorse, ma che evidentemente qualcuno non vuol fare per qualche suo disegno recondito di depauperare questo patrimonio sanitario in questa città.